Italian Tech Speak, oggi abbiamo un personaggio ospite che apparentemente uno può pensare che cosa c'entra con la tecnologia. A parte il fatto che la tecnologia ormai c'entra con qualunque cosa, c'entra anche nel mondo del nuoto. Benvenuto a Filippo grazie Magnini, mille, come grazie, stai innanzitutto? Bene, bene, in forma splendida. Diciamo che ci lavoro, ci sto lavorando continuamente. No, non hai mai smesso di lavorarci praticamente. Che poi la cosa che mi colpisce di quelli come te, che sono delle eccezioni, insomma quelli che non smettono mai di essere atleti, e che non hanno quella sindrome che hanno la maggior parte invece dei nuotatori, no? La solitudine, la riga bianca sul fondo. Quando un nuotatore smette di nuotare, quasi sempre smette sul serio. Smette, sì, non vuole vedere acqua, anche perché al mare. Perché tu no, invece? Io amo nuotare. Perché ti piace? Io amo nuotare. In acqua mi sento, io dico sempre che l'acqua è il mio ambiente naturale. Ho nuotato per 30 anni, sto ancora nuotando, quindi ho passato più vita in acqua che fuori. Certo. E io penso che lo farò un po' per sempre. Chi ti ci ha portato in acqua la prima volta? Facile, perché tu sei di Pesaro, quindi comunque la il mare mamma, è già il papà. Lì. La mamma e il papà, anche perché io ovviamente volevo fare un po' come forse il 90% dei ragazzini calcio. Ho iniziato anche a fare calcio, però poi il nuoto mi ha rapito. Che ruolo giocavi? Alla sinistra. Ok, beh, dovevi essere anche veloce. Sì, in teoria, ma io sono sicuro che anche calcio avrei potuto far bene. Non hai mai pensato ai tuoi 100 metri come alla lunghezza di un campo da calcio? Cioè tu fare. Diciamo che ecco. Sull'erba non viene facilissimo. Sull'erba però... un metro alla volta. Diciamo che anche i 100 metri in acqua, in effetti, bisogna ragionarli un metro alla volta. Certo. Un film famoso dicevano un miglio alla volta, no? Si certo. Ragiona anche io un metro alla volta. Senti, perché i 100 metri? È perché la gara è più figa. Allora, io dico sempre che il campione dei 100 metri è il campione dei campioni, no? Se devi scegliere una gara, devi scegliere quella più importante. Ed è forse la più importante perché la possono fare tutti. Cioè, tutti possono nuotare i 100 metri stile libero. Quindi anche il dorsista si butta a fare i 100 e magari va forte. Altre gare, i 1500, se mi butto io, insomma, faccio schifo. Specialistici. Ecco. Quindi c'è molta più gente che fa i 100 stile e quindi diventa la gara più difficile. Che è una gara di resistenza, però, alla fine, perché... fuori onda prima paragonavi i 100 metri in vasca ai 400 metri in pista nell'atletica, che vengono chiamati confidenzialmente il giro della morte. Il giro della morte. Perché si fanno anche quelli quasi in apnea, no? Potremmo chiamare le vasche della morte per i 100 metri. Diciamo che sono sempre, sono sì, 43 secondi in atletica, 48, 47 adesso nel nuoto, quindi comunque è un vero e proprio giro della morte. Però ecco, ripeto, è la gara veramente più affascinante, quella che vorrebbero fare tutti. Nei 100 metri si riesce a respirare, perché nei 50 credo sia impossibile, al vostro livello ovviamente, no? Sì, nei 50 non si respira, anzi proprio i top vincono e non respirano. Io poche volte sono riuscito a farli senza respirare, ma ce l'ho fatta anch'io. I 100 è stato dimostrato che vince chi respira di più, quindi ogni due bracciate. Quando vincevo io respiravo ogni due, Popov ogni due, Van de Hoogh ogni due, quindi insomma tutti atleti che portano ossigeno ai muscoli e vanno più forte. Certo. Torniamo per un secondo all'inizio dell'intervista. La regola sarebbe che io ti facessi una domanda su qual è il tuo primo ricordo tecnologico, che può anche non avere niente a che fare ovviamente col nuoto. No, il mio primo ricordo tecnologico, dai, te ne dico due, dai. Uno che riguarda il nuoto nel 1998. Porca, eri già nato? Ero già nato da tanto purtroppo è stato il primo anno in cui hanno introdotto i costumi, diciamo, interi. Quindi costumi, i famosi costumoni. I costumoni. E io ovviamente faceva strano, no? Sai, un ragazzo sempre con lo slipino, invece gareggi con questi costumi da donna da vedere. E quindi quello è stato il primo ricordo, comunque di una sensazione di compressione, facevi fatica a muoverti, però volavi. Come si entrava in quel costume? Ci voleva uno che ti aiutava, credo, no? Per chiuderlo soprattutto. Ogni tanto comunque ti faceva aiutare anche per tirarlo su dietro. Certo. Devo dire che quando facevi le gare lunghe poi ti tagliava anche molto qua, no? Sulle spalle, perché erano veramente stretti. Però realmente ti dava una galleggiabilità. Beh, aiuta, anche perché comunque questa compressione creava un volume più piccolo del tuo corpo, no? Quindi la coscia, anziché essere così, era più piccola. Quindi sei più... e poi galleggiavi un po'. Ah, ok. Diciamo che la pelle un po' l'acqua l'assorbe, invece il costume da nuovo non assorbe. Adesso invece c'è una via di mezzo, insomma. Adesso c'è una via di mezzo, ovviamente le donne mantengono il costume intero, ovviamente, invece noi uomini abbiamo il jammer, quindi si chiama jammer, è solo il pantaloncino, quindi un po' da ciclista. Ma lo senti, diciamo, comunque rispetto allo slippino? Diciamo che preferivo quando c'era il costume intero. Però si sente la compressione, si sente anche perché è nella parte più fastidiosa. Senti, hai detto due ricordi, uno è il costumone, l'altro è il mio primo telefonino. Il mio primo cellulare a 18 anni, adesso non mi ricordo se 17 o 18 anni.
avevo questo telefono, ovviamente quelli che devi tirare sull'antenna, certo, per ricevere meglio, come potevi scrivere un messaggio ed era, aveva lo schermo verde, no? Però era figo. Però in piscina non prendeva quello. In piscina non prendeva quello, era meglio lasciarla a casa, perché poi era una cosa nuova, quindi quasi ti vergognavi all'inizio. Io mi ricordo quando mio papà aveva comprato il suo primo telefono, io dicevo non lo tirar fuori, non, certo, lo tirar fuori, perché mi vergognavo quasi, no? Come dite voi, da quelle parti fa un po' sborone. È un po' sborone, e invece poi... Senti, a proposito di tecnologia e acqua, invece, da qualche anno ci sono i lettori musicali, sì, subacquei, diciamo. Hai mai provato ad usarli o non ne hai il bisogno o senti il suono del tuo corpo? No, l'ho provato a usarli, però più quando fai le nuotate in relax, no? Quindi magari al mare oppure in piscina, vuoi andare a fare un bagno, noi li chiamo i bagni, e lo usi. Però in effetti quando ti alleni devi, no, pensare, no, alla tua frequenza, alla bracciata, come imposti tutto. Però ci sono tanti elementi tecnologici nel nuoto, ma tanti. Ma per esempio ultimamente, e io l'ho usato molto allenandomi da solo adesso, quindi senza squadra, diciamo, hanno fatto degli occhialini, e questo è un nuotatore che li ha creati, con il cronometro interno. Oh, quindi praticamente quando te parti, quindi dai la spinta dal muro, il cronometro parte, okay, c'è una sensibilità, si vede col sensore, fai la virata, ti dà il parziale del tempo, ti dà il conteggio del tempo, certo, ti dà il conteggio della serie totale, il numero di vasche, ed è fighissimo. In effetti ogni tanto ti distrai perché lo guardi. Però per le persone che si allenano da sole è interessantissimo. Certo. Ho letto anche di un guanto che serve per capire meglio come tu metti la mano. Qualcosa. Sì, è un po' come quando fanno i videogiochi che ti mettono tutte le palline, certo, per vedere i movimenti. Devo dire che nel nuoto la sensibilità è l'aspetto più importante. Siamo degli atleti sensibili, noi dobbiamo essere. Sì, è una cosa che mi colpisce tanto. Io, quando mi capita di parlare con un matto come uno di te, o di uno di voi, e gli chiedo, non so, quante volte vi allenate, la risposta sempre, non so, due volte al giorno, sei giorni su sette. Sì, sì, sì. La domenica stiamo fermi. Ma il lunedì com'è? E il lunedì non la sento tanto vero, l'acqua. Non sento. A noi ci basta qualche ora fuori, già un disastro. In effetti queste diciamo, sensori fanno capire all'allenatore se l'atleta sta diciamo prendendo l'acqua in maniera uniforme su tutta la, chiaro, mano, oppure magari più sull'esterno, sull'interno, quindi sai, una rotazione così fa la differenza, fa a la quel differenza. Livello ovviamente. Sì, sì. È cambiato il gesto tecnico, specialmente nella velocità che fai tu? È cambiato in quasi tutti gli stili. Prima il nuotatore era un po' più longilineo, adesso la palestra la fa da padrone, magari su di me non si vede tantissimo, sono abbastanza normale rispetto alle bestie di 2 metri per 110 kg. Però il nuoto è diventato molto più potente, quindi mentre una volta si ricercava l'ampiezza di bracciata, quindi io più vado lontano, certo, più prendo acqua, adesso di potenza, quindi appena metto la mano in acqua, boom, devo spingere. Però questa eccessiva muscolatura non impedisce appunto la fluidità, un po' sì, ma... Assolutamente, si deve trovare il giusto equilibrio, il giusto equilibrio, sì, e non è facile. Quanto pesi tu? Io 85 kg. Per quanto di altezza? È 1,87 m. Beh, sei comunque... Il più piccolo, mi ricorderò sempre questa frase che disse il buon vecchio Sandro Fioravanti, il telecronista, e disse il più piccolo della finale del 2005, nel, certo, 2005, che poi ho vinto il mio primo mondiale, ero il più piccolo. Alla faccia di quelli grossi, però, quindi sì, non è obbligatorio essere così grosso. No, no, guarda, devi avere l'equilibrio importante principale. È la tecnica, è stato dimostrato in tutti gli sport che il gesto tecnico è la cosa più importante. Chi ti ha insegnato a nuotare così bene? Beh, devo dire i vari allenatori che ho avuto, no, nella mia carriera, però su tutti Claudio Rossetto, il mio storico allenatore. Che è tuttora il tuo allenatore. Che è tuttora il mio allenatore, e si è ributtato anche lui con me in questa impresa, perché io comunque dopo che ho smesso per 3 anni ho vinto tutte le mie vicende, poi magari dopo ne, certo, parliamo, e quindi ho detto voglio ritornare a nuotare. Lui è salito sulla barca con me, siamo, certo, partiti per questa impresa. Qual è la cosa che ti ripete più spesso quando ti viene a vedere di persona? Te l'ho detto 1000 volte che devi fare? Ci sarà un tormentone? Allora, di il tormentone negli anni sono sempre stati: non devi mai respirare uscito dalla virata, perché cosa fa? Ovviamente il nuotatore ricerca un po' l'ossigeno quando sei, sì, in debito, in acqua non siamo abituati a respirare, non lo possiamo fare ancora, peccato, e quindi la prima cosa che fa un atleta uscito dal tuffo, uscito dalla virata, è respirare, ecco, e questa grossa respirazione ti ferma, insomma, ti rallenta, quindi lui mi diceva sempre non respirare dopo la virata, non respirare dopo il tuffo, e io sistematicamente ogni tanto lo facevo apposta. Io sono sempre stato un po' stronzetto, cioè nel senso comunque... Per vedere se era attento. Sì, lo facevo un po' arrabbiare ogni tanto, quando ero sicuro magari di qualificarmi una qualifica, una semifinale, facevo quegli errori fatti apposta che poi mi permettevano, non facendoli in finale, magari di migliorare. Lui si incavolava. Senti, come sono stati questi 3 anni? Difficili, credo, no? Sono stati, la frase proprio che li identifica e li descrive, sono stati gli anni più difficili della mia vita
ma anche i più belli. Perché? I più belli perché ovviamente ho conosciuto mia moglie, la mia attuale moglie Giorgia, e abbiamo creato una famiglia bellissima, Sofia, Mia, adesso che è nata da 8 mesi, quindi sono stati veramente gli anni più belli della mia vita. Però gli anni più difficili, perché in questi 3 anni ho dovuto lottare contro una caccia alle streghe pazzesca che ha fatto l'antidoping italiano, ovviamente dalla quale io, forse perché questi 27-30 anni di nuoto hanno forgiato il mio carattere, non ho mai mollato, mi sono sempre fatto forte della verità, e quindi ho lottato questi 3 anni per la verità e abbiamo vinto, finalmente. Ma c'è qualcuno che chiede scusa poi? No. Zero. Nessuno chiede scusa, anzi la cosa che mi fa più paura è che io penso sempre che ci sta un'indagine, ci sta un controllo, però quando ti accorgi che sbagli, come io avrei pagato se avessi fatto uso di sostanze, chi compie un'indagine sbagliata dovrebbe pagare. Invece sono persone ancora lì che giudicano altri atleti che probabilmente magari non hanno la forza economica mia, non hanno la forza mentale mia, e può darsi che mollano questa battaglia e perdono, insomma, quindi è difficile. È anche difficile essere coinvolto in un'avventura come questa, in un'epoca come questa, in cui tutti sono pronti subito a sputare addosso, no? Sì. Parliamo ovviamente del mondo dei social. Ecco, anche lì qualcuno poi si è scusato almeno, ma anche una persona sconosciuta che ti ha detto: guarda, mi dispiace aver scritto queste cose su di te contro di te. Il social mi ha massacrato. Cioè, non ho mai pensato di chiuderlo, ma se non ci fossero stati i social, forse il 50% dei miei pensieri, problemi, sarebbe stato tolto. Perché da lì, appena uscita la notizia, nonostante poi in Italia, un processo può durare 3 anni, quindi fino alla fine te non sei mai colpevole, invece sul social sei colpevole dal minuto prima. Certo. Quindi subito massacrato su tutti i fronti. Anche perché la gente legge soltanto i titoli, tutto il resto. Sì. No? Però devo dire che mi ha fatto molto forza invece che, tolto il social, le persone che ho sempre incontrato per strada, le persone che mi guardavano e quant'altro, hanno sempre da subito creduto alla mia innocenza. E questo mi ha dato molto forza. Invece in questi anni io comunque abbassavo lo sguardo, mi sentivo in colpa per qualcosa che non avevo fatto, no? Pensi sempre a come ti giudicano gli altri, come ti guardano gli altri. Io ho nuotato 30 anni per l'Italia, sono stato l'unico italiano a vincere 2 mondiali nel 100 stile libero, e di colpo, no, invece sei un ladro, no? E quindi ho sempre avuto questo pensiero, invece le persone mi hanno dato un affetto pazzesco e questo mi ha aiutato. Però 3 anni brutti e l'ultimo anno fantastico. Sì. Famiglia, figlia, riabilitazione. L'ultimo ritorno. Anno, se c'è un karma, sicuramente mi ha ridato tutto, anche con gli interessi. Com'è stato rimettersi virtualmente un numero addosso e buttarsi in acqua dopo tanto tempo? Una fatica. Devo dire che ogni tanto ho pensato a chi me l'ha fatto fare. Però c'è qualcuno con cui hai gareggiato che ha la metà dei tuoi anni? Sì. Basta dire adesso diciamo una delle nuove stelle del nuoto italiano, che è Benedetta Pilato, lei ne ha 15-16 anni, certo. Io ne ho 39 e magari insomma ci si ritrova in semi nazionale, quindi ecco, Sofia, figlia di Giorgio, ha 13 anni, quindi insomma capisci in che parametro sono. Io mi sono accorto di essere vecchietto quando vado alle gare e mi salutano gli allenatori, i dirigenti, i presidenti di società, i gestori di piscine, e i ragazzi forse non mi riconoscono, capito? Certo. Quindi il mio mondo adesso è un po' più rivolto a grandi. Però in questi primi, diciamo, 6 mesi del ritorno, hai notato che comunque stai recuperando il passo, no? Sì, sto recuperando il passo, non è facile, perché comunque ho sicuramente un'età molto avanzata per il nuoto, che quando hai 30 anni già sei vecchietto. Io ne ho 39, però devo dire che mese dopo mese stavo sempre meglio. Fisicamente sono tornato ad avere una forma atletica, non è che prima ero chissà cosa, però la perdi subito. E devo dire che anche le sensazioni in acqua inizia a riscoprirle, un po' quelle di una volta. Hai pensato a cosa farai da grande? O per adesso è meglio non pensarci? Per adesso devo essere molto concentrato sull'obiettivo, però ho tanti progetti. Rimarrai sicuramente nel nuoto, mi piacerebbe rimanere nel mondo dello sport, perché penso che gli atleti che come me, anche italiani di tutti gli altri sport, che hanno avuto comunque successo, che hanno raggiunto degli obiettivi importanti, sia anche loro dovere ridare qualcosa allo sport italiano, no? Quindi io mi vorrei mettere a disposizione dei ragazzi per provare a far crescere magari un nuovo Magnino, anzi uno ancora più bravo. Senti, ma da quando sta con te Giorgia? È migliorata? In acqua, intendo. In acqua. Giorgia è molto acquatica, devo dire, perché è nata in Sardegna, quindi lei è facile. Però è migliorata, anche perché, ma lei galleggia. Lei, io vorrei galleggiare come lei. Ecco, questo è il mio. Lei sale su in acqua, non riesce a scendere, invece io
io quando sono stanco vado bella a fondo. Sei fra quei nuotatori che hanno paura, tra virgolette, nel nuotare in acque libere? No. Però ce ne sono i tuoi colleghi. È una fobia di molti nuotatori, anche molto forti. E però no, io bene o male mi sono buttato in qualunque mare, magari ecco da solo al largo proprio in un mare, in un oceano forse non ci andrei, però non per paura, ma forse più per paura di pesci strani, ecco. Senti, l'ultima domanda che facciamo sempre: in quale personaggio del nuoto a questo punto o dello sport, così potessi reincarnarti, ti piacerebbe riproporti? Allora, del nuoto, beh, del nuoto direi, beh, io devo pensare al mio mito da ragazzino, che è Alexander Popov. Ok. Comunque è stato, no, come fascino, come storia dello sport, della mia gara, insomma uno dei campioni più grandi. Però è ovvio che un pensierino a Michael Phelps, l'atleta più forte di sempre, con 21 ori olimpici, insomma mi basterebbe qualcuno delle sue medaglie e sarebbe un grandissimo onore, lui è un grande campione. Bene, grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie. Filippo Magnini. Grazie.